questa dinamica hegeliana, nel testo marxiano batte anche il cuore di un progetto fichtiano. Fichte è l'altro grande autore non menzionato in questo testo, ma io credo presentissimo. Con Fichte Marx aveva già implicitamente fatto i conti nelle tesi su Feuerbach, laddove al materialismo sensualistico di Feuerbach preferiva, sia pure chiamandolo in altro modo, l'idealismo della prassi di Fichte. La prima tesi su Feuerbach, come è noto, parte proprio con la contrapposizione toto-cielo fichtiana di oggetto come Objekt e oggetto come Gegenstand. Il materialismo volgare, diceva Marx, il materialismo alla Feuerbach, è quello che prende il mondo nella sua datità come un Objekt, come un oggetto dato a prescindere dalla prassi trasformatrice del soggetto. Laddove invece la giusta posizione è quella di chi, come Fichte, tra parentesi, assume il mondo come, non come un oggetto dato, ma come un Gegenstand, cioè come qualcosa che sta di fronte al soggetto perché è il soggetto stesso ad averlo posto. Detto in altri termini, la società, le strutture sociali, politiche, non sono morta positività, ma sono il risultato di una prassi umana, la dialettica fra l'io e il non io, fra l'io, ovvero l'umanità che progetta, trasforma e supera le contraddizioni che essa stessa pone, e un non io, appunto, inteso come oggettivazione costante dell'io, che viene posto e superato tramite la prassi trasformatrice. Ora, nel manifesto del Partito Comunista, quest'anima fichtiana è presentissima nella misura in cui, appunto, il tema della prassi echeggia costantemente. Vi sono continui inviti alla prassi, perché appunto se per un verso il movimento stesso della storia presenta le possibilità reali del comunismo, queste possibilità per tradursi in atto, per concretizzarsi, necessitano poi della prassi concreta di qualcuno che le traduca in atto. Potremmo anzi dire la storia pone le possibilità, la prassi umana ha l'obbligo di trasformarle in realtà, di far passare la possibilità all'atto, potremmo dire aristotelicamente. E questo è il compito storico che Marx ritiene di poter assegnare al proletariato nel 1848. Lascio qui da parte naturalmente la questione, che pure è decisiva, della correttezza o meno delle profezie di Marx circa l'assegnazione al proletariato di un ruolo rivoluzionario e trasformatore, perché la storia del Novecento in larga parte ha smentito queste tesi, mostrando anzi nel proletariato una delle classi più facilmente integrabili nel sistema dei consumi capitalistico. E mi soffermo invece più perspicuamente sul problema della prassi poc'anzi enunciato.